organizzare Expo Technology, è stata sollecitata dall'Unione Industriale di Bergamo, che è diciamo, il motore collante dell'industria del nostro territorio, e sicuramente si era ritenuto interessante partecipare per poter far ulteriormente capire e conoscere tutta la serie di applicazioni e utilizzi dei gas e anche di tutti i prodotti che il gruppo ha nel settore alimentare. Come detto, la vostra presenza così numerosa qui testimonia l'interesse per questa giornata. Sapere che i gas o comunque queste miscele frutto di ricerche intense, queste atmosfere modificate possano conservare o comunque rendere più saporiti i nostri alimenti è una cosa che mi affascina molto, perché il concetto dei gas non è così immediato collegabile al food. Abbiamo sempre cercato di mantenere questi concetti di etica, valori sani, di ricerca, di innovazione in tutti questi anni. Conservazione dei cibi e alimenti in modo corretto significa anche qualità della nostra vita. Infatti vedete che i gas sono anche nell'ambito della sanità, sono trasversali a tutte le nostre attività, alle attività dell'uomo. Quindi bene ha fatto SIAD a fare questa giornata, bene ha fatto SIAD a portare i suoi clienti, soprattutto gli stranieri, in questo meraviglioso territorio a cogliere questa occasione, e credo anche che nel pomeriggio poi l'incontro con i giovani darà un'ulteriore importanza a questa giornata. Tecnologia Expo, mondo e futuro delle nostre imprese. Il caffè ha fatto dell'utilizzo del gas uno dei propri elementi di forza, in quanto la pressurizzazione è uno degli elementi caratterizzanti della conservazione del nostro prodotto, che ci permette di trasportarlo in oltre 140 paesi al mondo e dare delle diciamo, shelf life che arrivano oltre i 3 anni. Per quanto riguarda la manifestazione, l'ho trovata molto ben organizzata, in maniera tale da scambiare non solo quelle che sono le ultime novità tecnologiche, ma anche quello che è un beneficio per il consumatore finale. Questo ci ha permesso soprattutto a noi che usiamo i gas nel settore alimentare di poter anche trasferire quella che è la miglior conoscenza e informazione sul cliente finale. Di ieri è stata una giornata abbastanza movimentata, però vedo ben articolata. Non abbiamo subito lo shock dell'affluenza del pubblico, che nonostante fosse una giornata lavorativa era veramente enorme. La giornata di oggi è stata una giornata chiaramente molto tecnica, gli argomenti per me erano abbastanza noti, siccome già sto nel campo da 40 anni non ho fatto altro che apprezzare le evoluzioni di tecnologie che già in parte conoscevo. Ringrazio tutto il gruppo per avermi invitato in questo evento veramente eccezionale. Appreciate to be here and to hear about the application of gases in food industry, as we have also several projects which are focused on preserving specialty drinks under the modified atmosphere, usually without oxygen.